Eccoci alla fine di Leggende Pokémon Arceus. L'unica cosa che ci rimane da fare ormai è quella di andare ad incontrare Arceus e a vedere come si conclude questo gioco. Faremo comunque un paio di altre cosette in questo episodio, tipo l'evento di Spiriton e altre piccole cosette, ma se tutto va bene, siamo alla fine di questa avventura. Come potete vedere dal mio Pokédex, ho registrati 239 Pokémon e catturati 238. La cosa che mi ha richiesto più tempo in realtà sono state tutte le evolution, perché dovendo trovare abbastanza Eevee per farle tutte ci è voluto un pochino di tempo, ma in live ho fatto la maggior parte del lavoro pesante di recuperare tutti i Pokémon e catturare ogni singolo Pokémon presente nella regione di Hisui. Ci rimane soltanto come Pokémon Spiritomb, del quale ho pure preso gli spiritelli rimanenti, me ne manca soltanto uno e so dove si trova. E tra l'altro vi lascio adesso una clip di io che vedo le nuove forme di starter di Hisui per la prima volta, perché mi sembrava carina come cosa e volevo condividerla pure qua in video. È la prima volta che vedo per bene le forme nuove di loro due. Di base, come sapete, Samurott non mi piace, Decidueye secondo me è molto bello. Tieniti forte, mi tengo forte. Iniziamo da Duot, che è quello su cui ho meno aspettative. Spero che diventi un vero e proprio samurai, ma ipotizzo di no. Ipotizzo che, come l'ho fatto con Typhlosion, cambierà di colore e basta. E poco altro. Non è cambiato un cavolo. Baffi più lunghi, un paio di spine in più e un colore leggermente diverso. Cambia talmente poco lui. A me lo però è incazzato. A parte il fatto che sia incazzato a differenza di tutti gli altri. No, sai che con questi colori qua già ci sta meglio nella linea evolutiva? Perché è più simile ai colori di Duot che altro. Detto ciò, però, non c'entra comunque un cazzo. Cioè, basandoci sulle ispirazioni del Pokémon, su quello che dovrebbe essere la linea evolutiva, non c'entra un cazzo. Vediamo Dartrix. Dartrix, non so cosa ci possono fare. Come per Typhlosion, che sono già dei bei design, non so cosa possono fare. Mi sa molto di un po' samurai anche lui. O come si chiamano? I spadaccini che vagano in giro per il Giappone. I Ronin? Boh, non lo so. I Ronin, sì. Quando Occhio di Falco gli muore la famiglia e passa per 5 anni a uccidere gente. Esattamente, mi ricordo quello lì. Forse è quello che preferisco tra i tre? Penso sia meglio l'originale. Lui è una versione alternativa che non fa schifo, ma non è neanche più bella. Invece di essere un arciere, probabilmente è un Ronin, tipo. A questo punto qua vorrei iniziare completando l'evento di Spiritomb. E se vedete abbiamo 106 rocce anima. Bisogna trovarne 107 in tutto il gioco. E la 107esima l'ho lasciata nella zona di ghiaccio. Non vi ho mostrato dove trovare ogni singolo spiritello, perché ci sono già un sacco di guide online. Vi consiglio particolarmente quello che ha fatto Frozen al riguardo, che mi ha anche aiutato un minimo a trovare gli ultimi che mi mancavano degli spiritelli in giro per le mappe. Ma questo qua è l'ultimo spiritello e l'ultima cosa che dovevo andare ad ottenere. Completato. Abbiamo tutte le fiammelle e andiamo a informare Spira, che come avevo ipotizzato io all'epoca dovrebbe essere lo spiritello numero 108. Lei, se tutto va bene, lei dovrebbe essere qua. Esatto, perfetto. Vediamo che reward ci dà. Finora hai raccolto in tutto 107 fiammelle. Grazie mille per il tuo aiuto. Ti meriti un premio per aver raccolto 50 fiammelle. Filo dell'unione. 60. 5 pietre impegno, non male. 70. Terror panno. Ok. Panno intriso di energia spirituale terribilmente forte. Piace a un Pokémon in particolare. Va bene. 80 fiammelle. 3 semi pradonanza. Comunque bel reward, eh. Per niente male. 2 caramelle esperienza XL. Altre 3 rocce impegno. Va più che bene. Sono tutti ottimi oggetti. E? Ma è incredibile, Gravier. Sei riuscito a raccogliere tutte le fiammelle. Grazie. Adesso potremo finalmente ripristinare sigillo e segregare di nuovo questo spirito bricconcello. Ma, e c'è un ma, per mettere sigillo dovremmo andare alle rovine brumose. Diamoci appuntamento lì, all'ora in cui io e te ci siamo incontrati per la prima volta. La sera tardi, immagino. Ok, ovviamente dobbiamo andare alle rovine brumose, perché là c'è la roccia di Spiritomb gigante nel quale probabilmente lo andremo ad evocare. Bisogna andare in queste rovine qua, perché là dietro si trova la roccia di Spiritomb. E questo orario qua dovrebbe andare bene tecnicamente per lei, perché è notte. Dovremmo poterla incontrare qua. Ok, sì. Perfetto, non si sa mai.
Ti aspettavo, Gravier. Benissimo. Direi di metterci all'opera. Ma prima di iniziare, devo confessare di averti detto una piccola bugia. Le fiammelle in realtà sono 108. E l'ultima è proprio qui, in mio possesso. Sei pronta ad assorbirla con la roccia anima? Ma prima di farlo, dimmi, Gravier. Cosa pensi di me? Sei un fantasma. Una tipa strana? Beh, in fondo hai ragione. Mi hai proprio inquadrato. Eccoti l'ultima fiammella. Spero che così il viandante che mi ha imprigionata potrà perdonarmi per essere scappata. Ma adesso chiudi gli occhi, intesi? Perché non vogliono fare animazioni come sempre. Niente animazioni. E rimarrà la fiammella e basta, senza che più ci sia la bambina. Oh no, dove è finita? Che plot twist incredibile! Non me lo sarei mai aspettato. Non ci parla neanche? No, non ci parla. Peccato. Poteva starci che se ci parlasse. La roccia anima si è messa a brillare. La roccia anima è sparita senza lasciare traccia. Mandarti in cerca delle fiammelle è stato l'ultimo capriccio che mi sono concessa. Grazie per avermi assecondata. E non dimenticarti di me. Dove la trovo adesso la Spiritomb? Avverti la presenza di uno strano Pokémon. Ok, non l'abbiamo più nell'inventario la roccia anima, ovviamente. E se interagiamo, sulla pietra ci sono strane fenditure che sembrano emanare un'energia sinistra. Non si attiva. Oh, no, ok, è proprio qua. È qua accanto, letteralmente. Ok, pensavo che prendesse vita, invece no, è qua accanto. Ok, Spiritomb. Non ti dovrei shottare con mosse di questo tipo qua, perché mi ricordo che lo Spiritomb di Eteleo non riuscivo a shottarlo con mosse del genere. Quindi, codacciaio. Ok, va più che bene, va benissimo. Ora lui mi farà diversi colpi con le sue mosse veloci, perché purtroppo noi siamo lentissimi. Coccaroni potrebbe morire? Non muore, ma va bene. Io provo per iniziare a lanciargli una Ultra Ball. Se funziona bene, se non funziona, non importa. Dopo lo colpiamo con Tono Onda, Gigaton Ball e classiche cose. Non ce n'è bisogno, è già direttamente entrato. E questo era l'ultimo Pokémon che dovevo prendere del Pokédex. Se vado a fare rapporto al professore, mi dice qualcosa? Ora che ho tutti i Pokémon di Hisui, eccetto per Arceus. Vediamo. Se finalmente riuscite a completare il Pokédex, in un certo senso, sarebbe quasi più opportuno chiamarlo Gravierdex, non trovi? Concordo appieno, concordo al 100%. E non solo, hai anche raggiunto l'obiettivo che ti è stato dato quando sei precipitato su questa terra. Incontra tutti i Pokémon. Well, ecco fatto. Sei riuscita finalmente a incontrarli tutti. Dove andrai adesso? Il Monte Corona? Il Tempio di Sinnoh? Non esiste altro luogo in tutta Hisui che sia più vicino al cielo. Nessun luogo più vicino all'universo. Mi chiedo cosa accadrà quando sarai lì. Il mio cuore di scienziato fa già le capriole dalla curiosità, ma devo ammetterlo a tacere stavolta. Questa è la tua avventura, un racconto di cui tu solo sarai protagonista. Sta a te scoprire cosa succederà d'ora innanzi, a te e a nessun altro. Abbiamo entrambi le nostre mansioni. Tu devi dirigerti al Tempio di Sinnoh. Io invece devo revisionare accuratamente questo Pokédex. Beh, lui tecnicamente non abbiamo ancora finito il Pokédex perché dovremmo riempire ogni singola descrizione con il livello 10 di completamento. E in questo caso qua non l'abbiamo fatto. E tra l'altro, incontra tutti i Pokémon non è incontra tutti i Pokémon, è cattura tutti i Pokémon. Perché non ho detto nel modo sbagliato? Non ne sono sicuro, però va bene. Prima di fare Arceus, però, c'è ancora un Pokémon che non abbiamo ancora mai catturato. Perché se controlliamo il Pokédex, in realtà, se andiamo qua in fondo, ci sono tre slot liberi. Uno sarà per Arceus, ma ci sono anche due Pokémon che non abbiamo ancora catturato. Che non fanno parte del Pokédex, non servono per andare a incontrare Arceus, ma credo che siano Manaphy e Fion. E per Fallen mi è stato fatto sapere che c'è una quest vecchia, che ho già ottenuto in qualche modo, che dovrebbe essere quella di loro come Pokémon leggendario. La leggenda del mare. Quando l'ho ottenuta questa quest qua? Perché non me lo ricordo. La leggenda del mare. Andiamola a fare. Andiamo alla costa sul mare e vediamo se posso fare qualcosa là di nuovo. Perché mi farebbe un pochino strano aver ottenuto ogni singolo Pokémon eccetto quelli. Logicamente dovremmo trovarlo nella cavità del mare. Logicamente. Qua. La cavità del mare.
C'ero già entrato, è una classica, proprio evidente zona dove incontro il leggendario. Ma non ci ho trovato niente al suo interno. Forse adesso cambia perché ho selezionato la quest? No. Cosa devo fare? Allora, è da 30 minuti che provo roba. Ho controllato su internet per curiosità e per vedere cosa dovessi fare. Non ci sarei mai arrivato. Allora, per questa quest qua, da quello che ho capito, c'è un libro in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, nel quale viene praticamente raccontata la leggenda di Fionn, o qualcosa comunque di collegata a Fionn e Manaphy, che ti fa intuire che per incontrarlo devi avere per forza 3 Pokémon specifici nel team, e se non ce li hai non è possibile incontrare Manaphy e Fionn. Quanto astrusa e poco comprensibile come cosa. In ogni caso i Pokémon sono un Buizzle, un Mantyke e un Rispito. Senza questi 3 Pokémon nel team non va a comparire Manaphy e Fionn in quella grotta, da quello che ho capito. Dobbiamo andare alla Mano di Sabbia. Alla Mano di Sabbia dobbiamo aspettare il tramonto, giusto? Perfetto. E a questo punto qua, dopo aver fatto questo, avendo questi Pokémon qua nel team, devo passare attraverso questi 2 archi che passano qua al centro, e passando al loro interno dovremmo sentire Fionn. Ma come cacchio ci faccio ad arrivare a una cosa del genere? Si sente in lontananza il suono di un masso che si sposta, frammisto a una voce misteriosa. Ora posso andare alla grotta? Ipotizzo? Vediamo. Va bene, rieccoci qua. Ce l'abbiamo fatta? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Oh mio Dio, quanto è stato complesso. Pog. Eccolo qua, Manaphy o Fionn. Non mi ricordo mai quale è quale. La gang. Sono entrato nel posto sbagliato. Ora mi accoltellano e mi rubano il portafoglio. Mi attaccano tutti insieme? Sì. Mi attaccano tutti insieme. Posso... Aia. Posso... Tu sei... Ok, questo è Fionn. Posso combatterli normalmente oppure devo fare la classica cosa del... Sono entrato nel combattimento, come avevamo pensato all'inizio. Gigaton Ball, ne abbiamo 27. Ne ho craftata qualcuna. Ora entra al 100%. Giusto? Perfetto, entra al 100%. Ora devo catturare Manaphy. Qual è Manaphy qua? È lui Manaphy. Vieni qua, Manaphy. Perfetto. Perfetto. Il problema è che abbiamo pure aggrato pure tutti gli altri. E mi sa che Luxray è automaticamente morto. No, per fortuna no. Mi sa che così Luxray durerà davvero poco. Speriamo che riesca a sopravvivere. Speriamo. Polla, ok, questo dovrebbe fare poco. Luxray, so che non sei un tank, ma dovrebbe fare comunque poco. Forza lunare mi fa abbastanza. Ok. Ma basta colpi! Ma quanto è lento, Lux! Mi hanno bullizzato, capito. Vai, Rispito! Buttiamo giù almeno Fionn. Ok, ora casomai possiamo revitalizzare Lux e fare tutto in quel modo lì. Anche se Manaphy è forte. Non credo che shotti veleno puntura, vero? Non dovrebbe shottare. Perfetto, non shotta. Se avvelena mi va anche bene, non ha avvelenato. Va benissimo. Ok, Lux, ti prego. So che non sei un tank, ma entra in campo e non farti menare. Puoi farti colpire, ma non farti menare. Sono 2 cose diverse. Ora, tuono onda pesante. Ho miscliccato. Ora, tuono onda pesante, perché non voglio che tu manchi paralizzata. È già il giallo di vita. Possiamo provare a catturarla già così. Tecnicamente ha ancora molti punti vita. Ma per adesso non ho mai fallito le Gigaton Ball quando il nemico è paralizzato. Quindi proviamo. Oh! Ha comunque avuto successo. Però aveva tantissimi punti vita, quindi rischiava di uscire fuori. Vai a fare rapporto al professor Laven a proposito di Manaphy. Professor Laven, ma come cacchio hai scoperto di questo Pokémon qua? Che devo avere nel team Buizel, Rispito, Mantyke, al tramontare del sole nel mentre passo attraverso... Ma come ti viene in mente? I miei complimenti, Gravier. Sei riuscito a catturare il Pokémon noto come Manaphy. Pare che si tratti di un Pokémon migratore che visiti queste aree da tempi immemorabili. Notevole questo libro, La leggenda del mare, non trovi? Fare in modo di studiarlo a fondo. Probabilmente mi davo qualche consiglio quando iniziavo la quest, ma visto che ogni quest secondaria inizialmente era poco importante, probabilmente ho skippato attraverso dialoghi e non potevo neanche avere un indizio per capirla. Però adesso abbiamo ogni singolo Pokémon davvero. Tutti i Pokémon da Fionn in avanti probabilmente non sono necessari per ottenere Arceus, perché sono o di eventi o che comunque ti richiede di conoscere cose da altri giochi, quindi
ha senso non metterli come Pokémon obbligatori. Ma per questa serie qua, visto che abbiamo ormai fatto tutto, mi sembrava un peccato non prendere anche quelli. Ora, Monte Corona. Ma a questo punto qua non leggerò mai i geroglifici? Rimarranno sempre dei geroglifici illegibili e non si potrà mai fare niente a riguardo? Oppure la vera Arceus mi permetterà di leggerli? Mi sembra un po' strano, però ipotizzo che servono soltanto per essere un po' di flavor, per rendere l'ambientazione più interessante e più misteriosa, ma che in realtà non significano niente. Ed è un peccato perché avevo il dubbio riguardo a questi geroglifici da un sacco di tempo e sarebbe stato fighissimo da leggere. Speriamo forse un DLC che si sblocchi la possibilità di leggerli, perché avere delle informazioni in più sarebbe stato ancora più bello. Già ne abbiamo ricevuto un sacco comunque questo gioco qua, e non me ne lamento, perché tra tutte le lastre aggiuntive, più le poesie e tutto il resto, è comunque un fottio di roba. Però comunque un pochino mi dispiace come cosa. Vediamo cosa va a succedere. Cioè, tecnicamente è ancora tempo di poterli leggere, ma ormai le mie speranze sono molto basse che sia possibile effettivamente farlo. Arriviamo qua sulla cima del monte di notte. Sta salendo il sole? Sta per salire il sole. È quasi l'alba. È un momento praticamente perfetto per fare questo evento qua. Abbiamo ormai il flauto del cielo. E questa tecnicamente dovrebbe essere la prima volta in cui puoi catturare Arceus nella sala dei Pokémon in modo legit. Perché nei vecchi giochi Pokémon tipo Platino, l'evento di Arceus non è mai stato distribuito. E quindi non si sarebbe mai potuto ottenere. Se vi dovessi dire cosa mi aspetto un combattimento normale. Ma cosa vorrei? Vorrei un combattimento con le sfere Zen. Uno di quelli dinamici, d'azione vera e propria, come abbiamo fatto con anche Palkia From Origine. Non so quanto ci spero, ma è quello che vorrei. Si sente un suono provenire dal tuo flauto cielo. Vuoi suonarlo? Sì. Suoni il flauto cielo. Nice. È apparsa una scala di luce. Oh. Veramente siamo nel punto più vicino all'universo. Siamo finiti nello spazio. È un'arena? Ti prego, dimmi che è un'arena. C'è il simbolo alchemico delle rovine Sinjo per terra? Mi sembra molto simile. Mi sembra molto simile. Salve. Sfere Zen! Oh mio Dio, davvero con le sfere Zen si fa! Oh mio Dio, si fa davvero con le sfere Zen! Ok. Ok. Ok, inizia già super aggressivo lui. Inizia già super aggressivo lui. Che cacchio, mi è esploso in testa, non potevo fare molto. Va bene. Mamma mia, è super aggressivo, è super aggressivo. È super aggressivo. Spero di poter... non vedevo più nulla. Spero di poter... combattere anche con i miei Pokémon, perché sennò qua siamo molto nella merda, perché è super aggressivo. Oh mio Dio. Forse devo attaccare di meno. È molto più aggressivo degli altri. Ok,
Attenzione, 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 attenzione. Ok, qua posso colpire un paio di volte forse. Devo giocarla molto più strategica qua. Non posso fare come gli altri. Gli altri erano molto più semplici rispetto a lui. Che figo. Tra l'altro mi sembra che facciano davvero pochi danni le sfere. Forse perché non lanciate poche, non lo so. Cambiata fase. Ok. No, 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 no. Ci ho provato a correre finale, ma non ci sono riuscito. E dai, ok. No! Ma che ninja! Bellissimo. Bellissimo. Di nuovo, di nuovo. Non ripristinare la collera? È in collera? Perché dovrebbe essere in collera? Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto. Non dovrebbe essere stato colpito anche lui da un fulmine di ghiatina e essere finito in collera, logicamente. Perché collera? Comunque adesso so meglio come funziona. La prima fase, almeno. No! Cacchio, l'ho fatta tipo no damage per 6 minuti. Ok, adesso ce la facciamo. Terzo tentativo, vi assicuro al 100% che è quello buono. Attenzione, attenzione, attenzione. È la tua occasione per dimostrare a Chaos che vali. Calmamente, inizia subito. Dammi del tempo. Lo so che hai le statistiche più alte di tutti, però dammi un secondo di tempo. Allora, prima di tutto devo controllare. Ok, deve essere sconfitto. Prima cosa dovevo controllare. Seconda cosa, è di tipo normale per adesso. Quindi possiamo stato colpirlo con delle mosse di fuoco e mi va bene. Facciamo un attacco rapido, giusto per fargli qualche danno aggiuntivo. Seguito subito dopo da una vampata al massimo.
Perché credo che sto canto non riesca a resistere a molti attacchi. Quindi si colpisce il più forte possibile con una vampata e poi chi se ne frega. Che danno era, scusa? Vampata potente di soccando fa quello? Questo è il rumore del mio cervello che sta cercando di processare questa informazione. Understandable, have a nice day. Non ho nessuno che ci ha mosso di tipo lotta, che è davvero un peccato. Ma andiamo di Kroski, che è il nostro secondo Pokémon più forte. Lui potrebbe fare delle cose buone. Settiamo appena possibile una barricata. In questo modo qua forse qualcosa riusciamo a scansarlo. A differenza di quello che è successo con Giratina. So che Giratina utilizza la forza sfera ed è infallibile, ma Kroski non è comunque riuscito a scansare nessuna mossa come Spettuffo né altro. Un colpo dovrebbe sopravviverlo. Quindi inizio con Drago Pulsar e poi faccio un Drago Void potente. Mamma mia, quanto poco facciamo! È diventato di tipo terra! Non è buono. Giudizio! No, è diventato di tipo terra! Non resiste a due colpi! Non resiste a due colpi! Ok, almeno gli è finita la... il calmamente. Ma ce lo fa due volte, giudizio! Che crea una lastra e utilizza... Lotta? Giudizio lotta, va bene, non cambia troppo. Comunque gli fa un male incredibile. Ma resiste! Ma resiste! Ma resiste! Adesso è tipo lotta, quindi sarebbe debole in realtà a folletto, a volante, roba simile. Ma non ce l'abbiamo adesso. Non abbiamo il tempo di cambiare Pokémon. Drago Void potente. Vai! No! Addio, Kroski. Hai fatto il tuo dovere. Va bene così, ma addio. Non so se la cortina di fumo potesse scansare queste mosse qua. Ipotizzo di non lo so, perché comunque non funziona mai. Ma va bene così. Concludiamo il combattimento con Coccaroni. Per quanto sia lento, dovrebbe colpire adesso, no? Ok, perfetto. Colpiamo qui una cosa che siamo sicuri riesca a colpire, ovvero Forza Equina potente, e dovrebbe shottare 100-100. E a quel punto Arceus rimane stannato e dovremmo poterlo sconfiggere, giusto? Giusto? Yes! Terzo tentativo! Ha fatto una mossa che non conoscevo comunque dato combattimento. Era dato il panico in quel momento lì. È stato difficilissimo perché non potevo curarmi. Bellissimo però, bellissimo. Hai incontrato tutti i Pokémon. Hai adempiuto egregiamente il tuo dovere. Un cuore saldo e deciso raggiungerà sempre il traguardo prefissato. Le tue gesta ne sono la prova lampante. Proprio come fece un tempo l'antico eroe, accompagnato dal suo seguito. È un onore vedere le stesse gesta, la stessa virtù, ripetute al di là dello spazio e del tempo. Sono felice di averti chiamata in questo mondo. Quale che sia il tuo cammino e l'universo in cui proseguirà la tua vita, avrai sempre la mia benedizione. Ti affido inoltre una parte di me. Desidero che percorra il mondo al tuo fianco. Mostrale la tua realtà. Hai ricevuto la lastra leggenda da Arceus? La lastra di pietra colma di energia universale. Se usata su un Pokémon in particolare, gli permette di ottenere il potere di tutti i tipi esistenti. Guadagna 18 tipi contemporaneamente, Arceus. Catturato? Lastra leggenda. Posso esaminarla? L'essere originario vede i Pokémon e gli esseri umani da ogni universo. Vede i Pokémon e gli esseri umani
riguarda ogni universo. Questo lo sappiamo come cosa, sappiamo che ci sono universi paralleli nel mondo di Pokémon e sappiamo che ci sono diversi universi. E lui è in grado di vedere tutto perché lui è tutti gli universi, lui è tutte le cose, lui è ogni cosa perché è un dio vero e proprio. In questo caso qua. Cosa fa però di preciso? Fammi un rapporto dettagliato, gentile. Sì, sì, non ti preoccupare. Guarda, ho semplicemente Arceus. Con un'icona differente, perfetta addirittura. Perché lui basta semplicemente sfidarlo. Ma non si cattura? Non si cattura per caso? Fonte della luce che rischiara Isui dalla volta celeste. Offre protezione ai Pokémon e fa loro da guida. Nei miti del luogo è sommo creatore di ogni cosa. E ce l'ho nel box quindi? Eccolo qua. Arceus. Non si fa catturare ovviamente. Lo puoi ottenere ma non si fa catturare Arceus. E onestamente mi va più che bene. Arceus come design comunque per me è incredibile. Lui è davvero... Hanno fatto davvero un design incredibile per lui. E se non ha una forma alternativa, onestamente gli va più che bene. Vediamo un po'. Però sono curioso comunque di controllare. L'asta leggenda. Usa. Forse fa in modo che quando è sotto l'effetto della asta leggenda, la sua mossa giudizio fa sempre l'attacco con la mossa corretta. Possiamo testare. Vado contro questo Shinx qua. Se è super efficace giudizio, vuol dire che giudizio è una mossa di tipo terra, quando normalmente dovrebbe essere di tipo normale. Visto che è di tipo normale lui. Sì, è terra. Poi è potentissimo. C'è una mozza 100-100 che può rendere ancora più potente, che è super efficace su tutto. Cacchio Arceus, ho capito che sei forte, ma stai calmo. Ed è per questo che cambiava sempre tipo durante il combattimento. Ecco perché. Ecco perché. Che figo. Però, ora mia domanda. Non posso comunque leggere anche se c'ho Arceus nel team i geroglifici? Eh no. Quindi rimarranno sempre un quesito per noi. Quindi questo era tutto per leggende Pokémon Arceus. Abbiamo catturato Arceus. Questo gioco Pokémon, ora che ho fatto anche il post game, è per me indubbiamente il gioco migliore Pokémon 3D di sempre. Meglio di XY, di Sole e Luna, meglio di Spada e Scudo e meglio degli altri giochi che sono usciti anche su Switch. Ho apprezzato un sacco di cose. Penso che sia una serie che dovrebbero portare avanti con altri Pokémon leggendari, tipo uno Zygarde o tipo un leggende Pokémon Arceus Unima con il drago originale della regione di Unima, oppure come avevo detto io in passato un leggende Pokémon Ultra Creature dove vai invece di esplorare 5 punti diversi della regione vai a esplorare 5 ultra varchi e ultra mondi differente, sarebbe una figata ma non lo faranno mai. Ed è una serie che voglio che portino avanti. C'è qualcosina da rivedere ma è davvero una ventata d'aria fresca per la serie. Ho apprezzato praticamente tutto. Sì, il comparto tecnico è orribile. Sì, il gioco poteva essere fatto 15-20 anni fa, ma questo la sappiamo già come cosa. E secondo me è inutile continuare a ripeterlo. Ho apprezzato molto la storia. Ho apprezzato molto la quantità di lore all'interno del gioco. Si vede che non è un gioco solo per bambini, ma anche per un pubblico più adulto. Perché questo Arceus, come boss fight finale, un bambino farà molta fatica a batterle. Di sicuro un adulto sarà più adatto a fare un combattimento simile. Ed è un buon primo passo per evolvere questo concetto. Ora, per farlo, secondo me non deve fare il gioco Game Freak, devono passare a sviluppo a qualcun altro. Lo faranno mai? Non lo so, io spero di sì. Io vorrei Game Freak che lavora sempre al comparto delle idee artistico e del design di Pokémon allenatori, perché loro sono molto, molto, molto bravi in quello solitamente. E il problema è che sono degli incapaci a livello di programmazione di creare un gioco. Quindi vorrei che dividessero un pochino il lavoro tra due studi differenti, ma si vedrà in futuro. Anche se a dirla tutta, i Pokémon di ottava gen e di questo gioco qua mi sono piaciuti molto poco, quindi bravi con i design degli allenatori, ma con i Pokémon ripensateci un pochino. Ho davvero apprezzato molto il gioco, capisco del perché qualcuno non possa apprezzarlo e capisco se possa letteralmente far schifo a qualcuno come gioco. È un'opinione che comprendo al 100% perché ha dei problemi, ma le cose nuove che ha fatto e alcuni elementi presenti in questo gioco qua, io li vorrei rivedere per forza in una nona gen. Animazioni più veloci, animazioni migliori, l'organizzazione delle mosse, la velocità dei combattimenti, i Pokémon nell'Overworld fatto in questo modo e diversi aspetti di questo gioco qua secondo me possono rimanere. Altri invece possono ritornare al vecchio metodo, avere comunque la serie principale con abilità, strumenti, palestre e un mondo più lineare va più che bene. Ma alcune cose d'ora in avanti per me devono per forza rimanere, perché sennò si torna di nuovo indietro di 20 anni e sarà tostissimo a godersi i giochi da qui in avanti. A questo punto qua aspettiamo. Ci vedremo la prossima volta per una nuova serie di Pokémon con la nona gen o con dei DLC di leggende Pokémon Arceus? Si vedrà. Io ipotizzo che qualcosina di DLC potremmo riceverla e non so quando avremo la nona gen. Forse quest'anno, forse l'anno prossimo. Ma in ogni caso vi ringrazio
tantissimo di aver seguito questa serie qua. Mi sono divertito un sacco con questo gioco, mi sono divertito molto a fare questo tipo di serie in questo modo. E per me e Arceus credo che possa essere tutto. Ci vediamo tra qualche giorno con l'inizio della serie di Elden Ring.